Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. L'argomento di oggi è come OTK-are, quindi vincere in un turno, usando Fusione Bambola Ombra con il deck versione 5.1, quindi quello che ho caricato recentemente sul canale, con dentro Tanky. Vi invito a vedere il video se non lo avete ancora visto. E il motivo per cui faccio questo video è che, se avete visto quella deck profile, non usiamo nel nostro extra deck mostri che ci permettono di OTK-are facilmente, come può essere Access Code o Boreas Ward. Quindi la domanda che ci vogliamo fare è: riusciamo lo stesso a OTK-are con la versione del deck che vi ho portato? E vi voglio far vedere come farlo. Qual è il setup qui? Supponiamo di avere Fusione Bambola Ombra in mano, che l'avversario abbia un mostro da extra e basta. Quindi so che potrebbe sembrare non realistico, però a volte siete in questa situazione dove veramente avete l'opportunità di fare quello che volete e vorreste chiudere la partita. Quindi andiamo a vedere come si può fare con questa versione del deck e vi voglio dividere alcuni casi, perché potreste trovarvi in situazioni diverse. Cominciamo dal caso in cui l'avversario abbia un mostro di un attributo che avete anche voi come Bambola Ombra nell'extra deck, in questo caso un'oscurità. Quindi nella versione che vi ho portato deve essere o luce o oscurità, però se giocate altri mostri Shadol potete estendere il concetto. E consideriamo anche in questo caso che partiate con questa carta in mano e che non abbiate altre magie o trappole in mano. Ok, questo è importante perché vedrete che se abbiamo accesso ad altre magie o trappole, invece possiamo giocare in maniera diversa. Allora, in questo caso che cosa facciamo? Attiviamo Fusione Bambola Ombra, ok? E la domanda è: ma cosa mandiamo dal deck al cimitero? Perché possiamo mandare qualsiasi cosa. Quindi, siccome non volete spendere 20 minuti a pensare alle combo, questo video vi darà una risposta semplice e veloce. E mandiamo queste due carte, ok? Quindi Wendy e Wolf. Che cosa succede quando mandiamo queste due? Ovviamente avrete già capito che vogliamo evocare il nostro costrutto, e quindi evochiamo costrutto, lo metto qui, e effetto di Ulf: quando va al cimitero si rievoca, ok? A questo punto possiamo attivare effetto di Wendy, e chi andiamo a evocare? Andiamo ad evocare lui, ok? Quindi catena 1-2. In realtà questo non è un effetto opzionale, quindi è il primo che si attiva, e poi in successione attiviamo costrutto e Wendy. Quindi il primo che risolve è Wendy e va ad evocarci la Bambola Ombra Fuoco in difesa. Poi l'effetto di costrutto, e che cosa facciamo? Con costrutto andiamo a mandare al cimitero Segugio. Ok, l'effetto di Segugio, vi ripeto, è quello di cambiare la posizione di uno dei mostri. Quindi andiamo a cambiare la posizione di lui. Essendo di un attributo che è anche l'avversario, che cosa facciamo? Mandiamo un mostro Shadol, in questo caso oscurità è la cosa migliore perché mandiamo a Pcallone, e quindi questo è bandito. A questo punto abbiamo quanto di danni? Abbiamo 2-9, 2-1 e 2-8. Partiamo senza altre magie o trappole, quindi essendo secondi avevamo Shadol Fusion più altri 5 mostri. Vi basta un mostro a questo punto che abbia 200 o più di attacco e avete vinto. Quindi questa era la prima variazione, ok? La seconda è quando l'avversario ha un mostro di un attributo che non avete. Quindi che cosa fate quando avete un mostro di attributo, per esempio terra, e non giocate Shekinaga? Beh, allora, stessa cosa di prima, attivate Fusione Bambola Ombra e mandate come prima Wendy e Wolf. Quindi stesso discorso, si evoca costrutto, ok? Effetto di Wolf, si rievoca Wolf, e poi attivate in catena 1 e 2, ok? Quindi Wendy vi evoca questa volta non la Bambola Ombra di Fuoco, ma vi evoca Drago, ok, in difesa. E poi costrutto manda al cimitero Segugio, così facendo girate Drago, effetto Drago, questo torna in mano all'avversario, e a questo punto avete ancora l'evocazione normale da fare. Avete quanto di danni? 6.008, vi basta un mostro che abbia 1.002 o superiore e potete vincere. Come dicevo prima, se siete partiti con 6 carte perché andate secondi, una era questa e gli altri erano mostri, è molto probabile che abbiate un mostro che ha almeno 1.002, quindi dovreste riuscire a vincere. Ovviamente
Questo funziona se l'avversario non vi interrompe e se non ha trappole, se non ha entrap, certo. Però la stessa cosa si potrebbe dire se tentate di OTK-pare con Access Code o Boresword, anzi, questa è probabilmente anche più robusta perché fate meno interazioni, siete anche più protetti contro Nibiru, quindi non è male. Andiamo ora a vedere cosa potete fare se partite con Fusione Bambola Ombra e una qualsiasi magia o trappola. Allora, riattiviamo Fusione Bambola Ombra, in questo caso stiamo ancora considerando la situazione dove l'avversario ha un mostro evocato da extra di un attributo che non abbiamo nell'extra deck come Bambola Ombra, quindi attiviamo Fusione Bambola Ombra e come prima andiamo ad usare come materiali Wendy, ma questa volta usiamo il Golden Lord. Perché? Perché che cosa succede? Evochiamo costrutto, ok? Adesso questi vanno al cimitero, effetto di Wendy, andiamo ad evocare, visto che l'avversario è un mostro non di un attributo che abbiamo, quindi evochiamo Drago come prima, ok? Poi effetto di costrutto, questo ce l'abbiamo ancora in mano, effetto di costrutto come prima manda al cimitero il nostro Segugio, che spero con questo video cominciate ad apprezzarlo un po' di più, e questo gira il Drago e fa tornare in mano questa, quindi questa non c'è più. A questo punto possiamo settare questa carta e attivare l'effetto del Golden Lord, quindi mandandola al cimitero, questo ci torna in mano, possiamo evocarlo con 3.500. E a questo punto, come vedete, abbiamo giù 3.500, 2.800 e 1.900, quindi abbiamo 8.200 di danno già sul terreno e possiamo OTK-pare. Andiamo invece a vedere l'ultimo caso, che è quello in cui abbiamo un mostro dell'avversario nella zona extra di un attributo Bambola Ombra che abbiamo anche noi. Quindi in questo caso che cosa facciamo? Attiviamo Fusione Bambola Ombra e mandiamo al cimitero dal nostro deck come prima queste due, ok? A questo punto evochiamo il nostro costrutto e attiviamo 1 e 2 nella catena, quindi prima Wendy e ci evoca il nostro Bambola Ombra di fuoco, ok? Poi costrutto ancora manda al cimitero Segugio, ormai l'avete capito, però ve lo ripeto più volte così questa combo diventa più naturale, quindi questo gira questo, mandate al cimitero in questo caso Apcallone dall'extra e questo è bandito. A questo punto potete settare la vostra trappola, ok? Quindi la settiamo, attiviamo dal cimitero effetto di Golden Lord, mandiamo la trappola al cimitero, questo si rievoca con 3.500 e avete già giù 9.200 di danno senza aver ancora effettuato l'evocazione normale. E quindi potete OTK-pare, tra l'altro questa è una cosa interessante, avete livello 8, 9, 10, vi manca Jack, K e avete anche la scala. Comunque, questo è tutto per il video, spero lo abbiate trovato interessante. Come avete visto, avete la possibilità di OTK-pare anche senza usare Access Code, senza usare Boresword e altre carte. E quindi la prossima volta che vi capiterà di poter risolvere Shadow Fusion, dove l'avversario in pratica ha solo un mostro da extra e poco altro, potete usare alcune delle combo che vi ho fatto vedere e sapete già cosa fare, quindi non dovete perdere un sacco di tempo a pensare cosa mandare al cimitero, cosa evocare, e potete, spero, chiudere la partita. Con questo vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video, se avete dei commenti fatemi sapere, mettete un like se il video vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi. Capito? E come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!